quest'estate ci siamo trovati, abbiamo fatto 2-3 momenti di prova un po' residenziale. Ma partivo dal silenzio, nel senso da piano, dal piano piano, partivo già un po' che rimane tutta sullo stesso. E in un po' di giorni è venuto fuori lo spettacolo. Bianco. Finora con tanti altri musicisti con cui ho collaborato, però c'era sempre un po' una divisione del lavoro, in cui io avevo, diciamo, la parte dei testi e poi della declamazione, per così dire, e i musicisti pensavano alla musica. Mentre in questo caso, per esempio, il testo iniziale invece è arrivato proprio dalla Contrada Merla, ed è stato Giampaolo a propormelo sulla base, diciamo, anche di una sua esperienza diretta. Surgelati mette insieme molte storie di persone vere, tutte insieme convivono in un solo personaggio, ma in realtà sono storie diverse messe insieme che derivano dal mio lavoro, dal lavoro che faccio con i ragazzi clandestini, richiedenti asilo. Naturalmente poi sono diventate anche pretesto per immaginare, per avere delle derive un po' fantastiche o simboliche. Ah, rido giusto per vedere se cambio espressione, ma lo specchio mi restituisce la stessa immagine fissa come congelato. Per raccontare da un lato la fatica dell'identità, dall'altro certe volte l'inganno, la mitologia dell'identità, no? Perché l'identità invece è un filo molto elastico. Allora sono surgelato davvero. Si vede che in Italia è normale, per quanto la polizia, l'interprete, l'infermiera, i dottori, loro non mi sembrano surgelati. Forse è normale per quelli come me, gli stranieri, gli immigrati, i clandestini, i richiedenti asilo, i rifugiati, gli extracomunitari. Surgelati da esportazione, confezioni monodose, pronti in 5 minuti. E quindi queste sono storie di ragazzi arrivati, molti di loro, al porto di Ancona, dentro le navi, e la storia del ragazzo arrivato nel camion frigorifero è una storia vera. È un ragazzo che si sveglia nel bianco di una stanza di ospedale, ricorda e non ricorda la sua storia, ricorda e non ricorda la storia del suo viaggio, gli altri dovrebbero aiutare a ricostruirla, invece gli altri ce n'hanno una già pronta per lui ogni volta. Se sono qui, se ho fatto tutto questo, se sono qui con un congelatore, deve esserci un buon motivo. E a seconda del motivo, mi diranno chi sono, che spazio pubblico. Devo avere una funzione. Abbiamo cercato di lavorare un po' come una colonna sonora, con dei temi che ritornano. Vorremmo riprovare, senti com'è, un attimo, c'è la nostra curiosità. Ipotesi 1. Colpa dello specchio. Cioè, se io penso a questo spettacolo, se qualcuno mi dirà tra un po' surgelati, io ho l'immagine di quest'estate, questi fine settimana, mattina, pomeriggio, in cui avevamo discussioni, scambi veloci, poi pezzi di musica. Quella dei vestiti? Sì. Shopping italiano. Arrivo, Che posso partire? L'assistente sociale ha ottenuto un centinaio di euro per comprarmi i vestiti nuovi, visto che finora ho fatto con quelli che avevo addosso e con altri usati che stavano al centro in uno scatolone. Se mi lasciavano andare in Inghilterra, a quest'ora lavoravo e mi ero fatto un guardaroba decente. Invece, gli dico che i soldi mi sembrano pochi. Ho fatto qualche giro, mi sono guardato intorno e mi
pare che con 100 euro ci compri a malapena un paio di scarpe. Non è che siccome sono curdo, musulmano e surgelato, mi devo vestire da pezzette. È tutto molto intrecciato, poi la sera si stava insieme, si cenava insieme, si ridiscuteva di un accordo e poi dopo di un passaggio scritto, è tutto molto... Un paio di pezzi sono nati proprio dalle parole, cioè tipo dalla lettura sua e abbiamo suonato sopra, cioè la musica che diciamo veniva fuori dalle parole. È vero che i pezzi sono stati concepiti come se fossero proprio dei brani. Non è un testo che potrebbe essere letto senza questa musica qui. Dai, proviamo a farla così. Leggo le ultime quattro frasi di Mau Mau del dialogo con l'interprete. Voi finite il pezzo, vi fermate, io inizio a leggere l'ipotesi e proviamo a vedere se ci stanno sotto le ipotesi musicali. Per me è stato interessante, penso, perché è stato un po' su commissione sto lavoro. Cioè ci avevano dato un tema. Il tema era l'identità, perché c'è un festival nelle Marche sull'identità e ce l'hanno prodotto, è stato interessante, ci siamo molto concentrati. Il prossimo incontro lo vogliamo fare a fine mese, 28 e 29? Sì, per me andrebbe... potrei fare probabilmente anche 18, 19, 20. Sicuramente un po' c'è l'idea che la via di fuga da queste identità che come maschere in fondo, no? Appunto come congelamenti successivi vengono imposte allo straniero nel momento in cui arriva in Italia, ci piaceva che questo scongelamento dell'immigrato che è protagonista del nostro racconto non avvenisse attraverso le classiche procedure dell'integrazione, del no, ci porti la tua cultura, noi mangiamo il couscous, tu mangi i tortellini. Invece noi abbiamo cercato di immaginare così un gesto di rottura un po' diverso. È un episodio che accade, diciamo, senza niente di straordinario, no? Il massimo della banalità, dell'ordinarietà, è un furto di una manciata di caramelle. La parte in silenzio. Sulla strada per tornare al centro lancio le solite occhiate sulle vetrine, sulla carrozzeria delle auto pulite, sugli specchietti laterali, sulle pozze d'acqua e negli occhi dei passanti. Mastico e succhio la caramella e nelle lamiere vedo un volto che mastica e succhia la caramella. Sorrido e gli specchietti laterali sorridono, mi lecco le labbra e un vecchio mi guarda come un pervertito. Allora capisco. Mi sono scongelato. Ho rubato come un ragazzino di 10, 12, tutt'al più 16 anni. Ho 16 anni, dico nel vento. Ho 16 anni. Ho 16 anni, ho 16 anni e me lo ripeto in testa mentre percorro la salita, attraverso il cancello, bevo il viale d'ingresso della casa per surgelati, suono alla porta. I'm 16, ho 16 anni, dico a Giulia quando mi viene ad aprire.